lasciate vivere, lasciateci vivere, lasciateci vivere i nostri sentimenti al meglio, perché noi non diamo fastidio a nessuno. Grande successo di pubblico per il Marche Pride che si è tenuto l'8 giugno ad Ancona. La manifestazione per i diritti delle persone con un diverso orientamento sessuale, primo Gay Pride delle Marche, ha voluto richiamare l'attenzione sulle discriminazioni di cui ancora oggi sono vittime queste persone in ambito familiare, sociale e lavorativo. Tra i partecipanti, Pina Ferraro Fazio, consigliera di parità della provincia di Ancona. Sono orgogliosa come consigliera di parità che mi occupo di discriminazione, di contrasto alla discriminazione, di aver dato un grande impulso al comitato, ho aiutato, ho supportato, ho fatto tutto quello che era giusto fare perché le istituzioni in questi casi devono essere presenti, visibili e dare forza. Oggi siamo felicissimi per la presenza di tutta questa gente, persone, cittadini e associazioni. Abbiamo avuto l'adesione da parte di 65 associazioni e oggi siamo qui per ribadire la necessità che siamo tutti quanti esseri umani, abbiamo parità, diritti e gli stessi diritti. So che le discriminazioni sono purtroppo una costante della vita di noi esseri umani e credo che quindi manifestazioni come queste siano importanti per liberare anticorpi contro l'odio e la discriminazione che colpisce tutti. Il lungo corteo colorato, partito dal monumento ai caduti al Passetto, ha invaso il viale della Vittoria per arrivare fino a Piazza Cavour. In tantissimi hanno accompagnato la sfilata, anche per sottolineare l'importanza della genitorialità per le persone con un diverso orientamento sessuale. Credo che il desiderio di avere figli possa essere innato in ognuno di noi, al di là dell'orientamento sessuale che abbiamo, e quindi una società davvero evoluta dovrebbe garantire questo diritto a tutti. Sono sì ancora tantissime le battaglie da portare avanti. In primo penso una delle più urgenti è una vera e propria legge contro l'omobitransfobia. Una seconda richiesta che noi facciamo è quella di portare avanti una legge fatta un pochino meglio rispetto alla legge Cirinnà, insomma, che è stato un vero e proprio passo avanti, che però ancora oggi è una legge un po' mutilata in quanto manca ad esempio lo stralcio della Stepchild Adoption, nonché il riconoscimento del matrimonio ugualitario.